Da domenica sera ho pensato e ripensato a tutta la situazione e non accetto più ragionamenti disfattisti, negativi e giudizi anche affrettati. Da oggi si va avanti con la mia testa, con la mia mentalità, con la voglia di lottare, di combattere, di restituire dignità a questo ambiente, alla squadra, alla società che è rappresentata dal solo Sergio Invernizzi e penso da nessun altro. E questa deve essere la testa da oggi, fino a quando io sarò l'allenatore dell'Ecco. Guai a tirarsi indietro, guai a pensare in maniera diversa da quello che è la mia mentalità e il mio modo di fare. Sono stanco in soli 3 giornate di sentir parlare di fallimenti, controfallimenti e basta. Io no, questo non posso accettarlo perché sono qui solo da 3 settimane. E siccome sono qui per lavorare, per migliorare la situazione, voglio gente che lotta, voglio gente che combatte e che non accetti mai, mai che qualcuno ti giudichi ancora prima di conoscerti. Questo è poco, ma sicuro. E sia chiaro per tutti questo. Nel Montichiari a noi ci interessa poco, anche noi siamo in difficoltà, non ci sono dubbi, abbiamo qualche problema, però non dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo pensare a battagliare, a fare una partita con grande orgoglio, con grande dinamismo e con grande voglia di vincerla, senza pensare molto agli altri, ma ritrovandoci nel lavoro che stiamo facendo e nella consapevolezza di poter conquistare, i primi 3 punti a casa nostra. Noi abbiamo iniziato un lavoro, un percorso, sono passate 3 settimane e io spero che già da domani sera qualche frutto si possa raccogliere. Rivoluzionare o cambiare, solo perché si è perso domenica, credo che non porti, da nessuna parte.